Sì, non soltanto Villaggio Matteotti, una parte importante ovviamente era l'ambito A e si è approfondita questa situazione, soprattutto con un riferimento in particolare, quello della necessità di reperire a questo punto, visto che siamo a 6 mesi dalla consegna degli alloggi, le risorse per garantire la demolizione delle baracche. Perché vogliamo arrivare, su questo siamo la circoscrizione in piena sintonia con l'assessorato di Sebastiano Pino, vogliamo assolutamente garantire una bonifica, un reale del territorio, non vogliamo più lasciare cicatrici sul territorio, vogliamo garantire un alloggio agli aventi diritto e contestualmente la demolizione e la riqualificazione urbana. Infatti c'è una discrasia perché per il rappresentante dell'IACP al tavolo tecnico comunicava che con la consegna di questi 48 alloggi al Matteotti per loro il risanamento dell'ambito A si può ritenere concluso. Noi sappiamo che viviamo il territorio quotidianamente che in realtà non è così, perché nonostante si chiuderà a breve l'iter della costruzione di tutti gli alloggi previsti per l'ambito A, noi sappiamo che sono rimaste baracche e casette a Sant'Elena, baracche a Paradiso e quindi dal punto di vista politico-amministrativo il risanamento non può, nell'ambito A non può ritenersi concluso. Da questo punto di vista occorre lavorare tutti gli enti preposti in sinergia affinché la Regione destini le risorse che già ci sono. Occorre fare il cronoprogramma necessario e dia le risorse affinché lo sbaraccamento e quindi il risanamento venga compiuto in maniera effettiva.